Però è molto, è bene che mi insegni questa cosa, perché se me la ricordo. No, è là dietro che il burattino è pigliarli qua e dopo si mette qua, visto che c'è quelle suore qua, è vero.
Quindi dei vostri amici dello stesso comune. Se siamo d'accordo, se gli insegnanti sono d'accordo, credo che sia giusto anche negli anni a venire chiamare sempre i bambini. Non abbiamo inventato niente, succedeva anche quando ero bambino io. Il 4 novembre era una festa molto ricordata, c'erano anche tutti i canti patriottici dei Fratelli d'Italia, il Piave mormorò. Queste cose tra l'altro mi hanno fatto cantare fino in terza elementare, poi mi hanno detto che ero stonato, la Bibbia mi ha tolto, che era l'insegnante che portava a cantare. In Europa ci sono state, come i bambini e ragazzi delle scuole sanno e hanno studiato le medie, due guerre. Questa è stata la prima guerra mondiale, che hanno anche chiamato Grande Guerra, pensando e sperando che non ce ne fosse poi un'altra, che invece nel 39 è successo, anche se l'Italia poi è entrata in guerra nel 40. E la stessa cosa era successa nella prima guerra mondiale, che in Europa è iniziata nel 1914 e l'Italia è entrata in guerra nel 1915. E quest'anno si ricordano i 100 anni dell'inizio della guerra. Il 4 novembre invece si ricorda il 1918, che è il giorno che è finita la guerra, è terminata la guerra, è stata firmata la pace, con quella che è venuta, che è stata definita, perché è stata anche una vittoria dell'Italia insieme alla Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, che erano intervenuti anche nella prima guerra mondiale. Si chiamava Grande Guerra perché per la prima volta dopo l'unità d'Italia hanno partecipato tutti gli italiani alla guerra. Erano obbligati, nel senso che venivano mandate le cartoline di arruolamento, dovevano arruolare e dovevano andare in guerra. Come sempre quando si fanno queste guerre si pensa che durino poco, pensavano qualche mese, invece poi è durato per l'Europa 4 anni e per l'Italia 3 anni. Sono morti tantissime persone. Di Berceto vi ho consegnato agli insegnanti una ricerca fatta attraverso gli archivi e anche i contatti con i ministeri da parte del maestro Pioli. Si parla di 187, anche se nella ricerca ce ne sono meno perché è sempre molto difficile. Più di 187 persone del comune di Berceto sono morte durante la guerra. Hanno partecipato in tanti e sono stati poi nominati però nel 1969, quindi pensate quanto tempo dopo, tutti i cavalieri di Vittorio Veneto dal Presidente della Repubblica. C'è una bellissima foto di una manifestazione che è stata fatta alla Casa della Gioventù quando è stata consegnata a tutti quelli
che non erano morti, che hanno fatto la guerra, è stata consegnata la medaglia di cavaliere di Vittorio Veneto. Il ricordare i nostri caduti è importante perché è la nostra storia, ma è soprattutto una forma di rispetto verso queste persone che sarebbero state a casa volentieri, non avrebbero voluto fare la guerra, sono stati costretti a farla, hanno sofferto tantissimo e molti di questi sono morti. Ma immaginate il freddo, il ghiaccio, dentro dei trincei della terra, scavati nella terra, con tutti i pericoli. Poi quando gli insegnanti vi spiegheranno, oltre ai morti, molte persone, anche più della guerra, le ha uccise delle malattie. È nata allora una malattia che si chiamava la spagnola, che era una grande influenza che ha fatto milioni di morti in tutta Europa, ma anche dentro la trincea, siccome non si riesce a lavare, tenere in ordine, mangiare bene, riposare bene, al caldo, eccetera, sono morte tantissime persone anche di malattie. Noi dobbiamo dire, come vi insegnano tutti, però è una cosa che dipende da ognuno di noi, che le guerre non vanno bene. Sembrerebbe che non ce ne fossero più, sembrerebbe che non ce ne siano più, invece in giro per il mondo, se vedete la televisione o se leggete i giornali, quelli che li guardano o se sentite le persone, ci sono migliaia di guerre, che il Papa infatti dice che sono le guerre dimenticate. Sono veramente tantissime anche vicino a noi. Dobbiamo crescere, in Europa sono già tanti anni che non c'è una guerra, fra i paesi che le facevano in passato, che ne facevano molti, cioè la solita Germania, l'Italia, la Francia, l'Inghilterra, la Russia, facevano sempre delle guerre tra di loro. Poi c'è stata questa grande guerra mondiale e come vi dicevo era nata anche l'Associazione delle Nazioni Unite, che non volevano più le guerre, volevano parlare prima di fare le guerre, ma è arrivata lo stesso la Seconda Guerra Mondiale. In Europa questi paesi non hanno più fatto la guerra, però nell'ex Jugoslavia e negli altri paesi che sono sempre europei la guerra l'hanno fatta anche recentemente. C'è una cosa molto importante che possiamo fare ognuno di noi, e poi non voglio essere più lungo. Dovete tenere presente che le guerre si evitano facendo i bravi cittadini, perché non è mai successo, sino adesso, speriamo che non succeda mai, che due paesi dove c'è la democrazia si facciano la guerra tra di loro. Non c'è mai nel paese che fa la guerra di solito non c'è mai la democrazia. La democrazia dipende da noi, che dobbiamo però interessarci al nostro paese, al cosiddetto bene comune. Vi ringrazio di essere venuti, mi fa molto piacere, se siamo d'accordo ci rivediamo anche il prossimo anno. C'è anche un'altra festa molto importante da fare, che è quella del 25 aprile, che se vi ricordate, se ci ricordiamo, cerchiamo di fare insieme anche quella. Poi sono sicuro che il prossimo anno, a parte che Fratelli d'Italia, a differenza di me, che non vi do un buon esempio, la saprete già, però ci prepareremo anche su queste cose il prossimo anno per fare bene. Grazie. Se c'è qualche bambino che vuole parlare, volentieri. Va bene, sciogliamo le risa. Marco, vuoi spiegare la ricerca? Allora vi saluto, quelli di Ghiar mi dispiace perché c'è un funerale, per me era bello andare a vedere il Duomo, ma una passeggiata la potete fare lo stesso, per allora vi saluto. Carlotta regala.